Allora, sono qui con SolidWorks e sono riuscito a fare, sinceramente lo volevo fare in un altro modo, ma purtroppo non sono riuscito a farlo in un altro modo più semplice, ho dovuto fare così, anche se non mi piace, non mi piace. A trovare le variazioni vincolari con una barra soggetta a due forze puntuali. La differenza rispetto agli altri è che con questo metodo non devo stare attento a guardare il verso delle forze, delle variazioni vincolari, perché qua lui in automatico me le posiziona giusto, il verso lo crea giusto. Naturalmente con questa, diciamo, idea, nel senso con questa convenzione, le frecce in sotto, cioè pratica il verso è quello verso la barra, dunque quello è sotto. Hanno il verso verso l'alto, y positivo, mentre quelle sopra sono col verso verso sotto. Ok, a questo punto, se io vado a spostare, non so, questa, ok, e andiamo, naturalmente al centro io ho problemi, ma però poi bypassa, ok, questa qui comincia ad alzarsi, se poi vado ancora un pochino, ok, magari adesso posso spostare questa qui, vediamo se spostando questa lì comunque diminuisce. Eccola qui che se supera. In questo caso il 100 me lo fa, ma te pensa. Ma è incredibile. Comunque andiamo sul 90. Ok, facciamo 95, così. Facciamo 99. Dai che non volevo 99 o facciamo 95, sì, 95. A questo punto io ho 3 newton, dunque andiamo a vedere se è all'equilibrio. Naturalmente all'equilibrio traslazionale verso Y, che è l'unico, abbiamo un 43 che spinge sopra, poi abbiamo 3 forze, 2 da 20 e 1 da 3, e dunque all'equilibrio ci siamo. Adesso guardiamo come si può dire, i momenti. Dunque io ho questo momento che è, a questo punto vado a prendere la calcolatrice, e dunque, perché vado qua. Allora, il primo ho, vediamo, non c'è una quota che mi dice 100, 120, dunque, 20 per 43, 20 per 43. 860, che è controbilanciato da, cancella, 25 per 20, che è uguale a 500, 860, questo 500, e poi ho un 3 newton, C3, per 120, uguale a 360, e dunque mi fa la somma dei due, fa 860, e dunque risulta giusto. Naturalmente ha, per carità, i risultati sono giusti. Il problema è che in certe situazioni, come se questo lo porto, perché siccome sono costruzioni geometriche, delle righe devono esistere. Se io magari porto questa forza blu sul 100, non lo fa. Allora a questo punto uso, non lo fa perché andrebbe a una linea a costruzione 0 e dunque non può, SolidWorks non risolve queste cose qua. E a questo punto, come si può dire, in certe situazioni particolari non potrebbe. Ho provato anche questa, sinceramente, e questa qui, come si può dire, sembra funzionare. Adesso lo porto un po' più indietro. Sembra funzionare questa, che lo giro di qua. Ok, 20, 20, 19, 21, vediamo, questo è 115. Lo mettiamo 115. Ah, ok, questo va. Dov'è la quota? I don't know, 15. Ok, se lo mettiamo a 20. Ok, 20, 20, 20, 20. E dunque andiamo a trovare l'equilibrio. Abbiamo che questo è 20 per 20, 20
fa 400, a un momento che va su, sommato al 120, andiamo a prendere la calcolatrice perché abbiamo detto 400, no? 20 per 20 400. Andiamo a prendere la calcolatrice che però non la trovo, l'ho nascosta, non la trovo. Calcolatrice. Ok, poi abbiamo 20 per 120, 20 per 120, che è uguale a 2004, dunque diventa 2008, conto deve essere equilibrato da un 140 per 20, 140 per 20, uguale, e siamo a 2008. Insomma, carino. Dopo non oso portare il 20 in giù perché il 20 azzurro blu, quello non ho osato. Però quello a me non serve, cioè fondamentalmente io in questo modo mi trovo le reazioni vincolari in modo molto veloce e visivo anche. Questi software, cos'è, a mio avviso sono utili. E un riscoprire cose vecchie, vecchie. È un controsenso, cioè nel senso noi sempre, cioè dopo io non lo so, noi docenti diciamo sempre, noi docenti, io non lo dico, però molti dei miei colleghi dicono, bisogna imparare le cose vecchie. Io adesso sono d'accordo, imparare le cose vecchie con i software nuovi. This is the solution. See you next time.